Oggi è una giornata importante, inauguriamo il nuovo sottopasso pedonale ciclabile di Rio Crinaccio a Ponte Sasso. È un'opera importante, una risposta per migliorare questa zona, è una risposta in termini turistici, ma soprattutto mi piace sottolineare una risposta complessiva che abbiamo dato in questi anni. Qui c'era una problematica che partiva dal Rio Crinaccio, luogo che aveva dato vita a diverse esondazioni, creando anche disagi e danni alle strutture e alle persone. Quindi in questi anni siamo intervenuti prima mettendo in sicurezza il Rio Crinaccio, realizzando un nuovo ponte, e oggi siamo a inaugurare questo nuovo sottopasso. Un'opera straordinaria, importante, e mi piace sottolineare che dopo circa 30-40 anni è il primo sottopasso che si realizza di nuovo in questa città. Era un impegno che ci eravamo presi e un impegno che abbiamo mantenuto. La cosa davvero significativa è che siamo riusciti a farlo in collaborazione con SRT, cioè la ditta che sta svolgendo i lavori di potenziamento della struttura che lavora con i materiali delle ferrovie proprio vicino nei pressi della linea Fano-Urbino quando si arriva sulla statale a Fano. E questo intervento sicuramente risolve questo problema di collegamento e lo risolve in modo ottimale, per cui non resta altro che esprimere il ringraziamento a tutti quelli che hanno reso possibile questo obiettivo, dalla ditta allo studio dell'ingegner Pierini, a tutti i tecnici del comune che hanno collaborato, dal dottor Fossi al dottor architetto Adriano Giangolini, Laura Olivelli, insomma tutto lo staff che ha lavorato davvero tanto per raggiungere questo obiettivo. E anche le ferrovie dello Stato, nella persona dell'ingegner Stefano Morellina, che all'inizio del percorso ci ha aiutato, proprio perché raggiungere questo obiettivo è complesso, e quindi anche l'ingegner Morellina ha dato il suo contributo. Quindi oggi è una giornata, penso, bella e felice per questa località, e che ci si ricorderà, insomma.